rubando il decimo mondiale. Questo qui che non c'entra niente, il mondiale non è suo, è di un altro. Cerca di rubartelo a favore di un altro. Cioè, voglio dirti, è evidente che Valentino ha perso la testa, lo sa anche lui che era meglio che, no, che quella manovra lì non l'avesse fatta. L'ha anche detto. Ma l'ha detto. Lui è stato sfortunato che Marquez è caduto. Perché Valentino di sicuro non voleva far cadere Marquez. Certo, voleva solo, il casino è venuto voleva solo per dirgli togliti dalle scatole, no, che io ho bisogno di fare la mia gara, il mio mondiale. Una discussione tra... Io ieri mi sono rivisto due volte la gara dell'Australia, perché poi dopo le dichiarazioni di Valentino io ero d'accordo con lui. Sì, ero scettico, ma io quando ho visto la gara dell'altra volta io pensavo che lui avesse perso di lucidità. Invece era vero, io con i tempi alla mano e mi sono guardato la gara due volte, giro per giro, Marquez andava piano, rallentava quando era davanti, non quando era dietro. Quando era sì, davanti. Io, allora, voi quindi, nel perdere ti dirò di più, è anche sospetto, secondo me, è anche sospetto l'ultimo giro di Lorenzo, perché rallentare di mezzo secondo dopo nove giri dell'Australia. Dopo nove giri che giro in un tempo, fare l'ultimo giro, guarda caso, mezzo secondo più lento e facilitare così l'avvicinamento di Marquez e di sorpasso. No. Però se si sono parlati, Marquez là aveva una superiorità nelle prove che era imbattibile. Cioè, e voi mi dite, lo sapeva bene. Noi l'abbiamo intitolato allora, a se spagnolo, ci sono messi d'accordo. Io non dico che sono d'accordo, io dico che è verosimile, riguardando la gara, che fossero d'accordo. Dico solo che è verosimile, non so io se erano allora, d'accordo. Allora, ti è mai capitato...